Eccoci qua, buongiorno amici. Dopo una mitica colazione proprio svizzera con formaggi, salame e altre cose, perché qua bisogna darsi dell'energia, siamo ancora qua sull'inizio della partenza del Monte Tamaro, perché oggi andremo all'intermedia e faremo il parco avventura. Ah, e dopo il Monte Tamaro, oggi pomeriggio andremo là. Non so se vedete i mega scivoli là in fondo. Ecco, parco acquatico oggi. Difficile? Boh, posso farlo io adesso? Sì. Ok. Allora, il briefing è passato, super attrezzato e si parte. Uno, via. Un po' di percorso che ho fatto è stupendo, molto bello. Non ho fatto l'ultima parte di nero, lo ammetto, perché voglio tenere un po' di forze, perché noi oggi pomeriggio dobbiamo fare ancora lo splash, dove ci sono un sacco di acquascivoli e tante altre belle cose. Quindi adesso mi riposo, ci rifociliamo e poi andiamo allo splash. Questo è il nostro pranzetto per rifocillarci, diciamo, dalle fatiche. Allora, dopo esserci rifocillati, ora ci spacchiamo al parco acquatico. Allora, nell'ingresso c'è ovviamente tutta la zona casse, che è proprio molto molto bello. L'ingresso della zona fit, quindi penso palestra e altre cose, e anche un piccolo shop, se vi siete dimenticati le ultime cose potete acquistarle. Andando nella piscina
all'esterno, e l'acqua quanto sarà? Boh, 40 gradi? C'è la montagna qua dietro, incredibile. E qua c'è una panchina per prendere il sole, che è così, tutta piena di bolle. Dentro è bellissimo, fantastico. Questa è la zona sopra dove c'è la piscina con le onde e penso che c'è un'altra, c'è il pool bar, ovviamente la piscina che va al bordo del bar e ti porta il drink lì. Adesso dovremo vedere. Poi sotto c'è tutta la zona con gli scivoli. C'è tutta una zona per i bambini, ma anche per adulti, si diverte un sacco, l'acqua bollente, qualche scivolo. Questa è tutta la zona scivoli, ne sono 5 o 6, adesso vedremo di farli un po' tutti. Ancora più bello stare qua fuori, perché sono ormai il tramonto quasi e quest'acqua bollente che ti coccola. Io non ho mai visto un posto del genere dove sei fuori con l'acqua bollente, tutto questo vapore che sale, è un panorama del genere. Di qua, ma anche di là, bellissimo. Splash and Spa è fantastico, ho iniziato a capirci qualcosa. Allora, praticamente vi danno un braccialetto appena entrate, quindi portafoglio, beggiate, tipo la Magic Band di Walt Disney World. C'è una zona, questa comune, questa piscina bollente fuori, la piscina con le onde dentro, la zona con i bambini, la piscina che dà sul bar, ok? Poi c'è tutta la zona delle scivoli che abbiamo fatto prima, per bambini, ma non tanto, molto per adulti anzi. Poi giù c'è una zona spa, dove con altri 15 franchi puoi andare a fare un giro, c'è proprio un percorso che dura 15-16 minuti, dove c'è anche un open bar con cose abbastanza tisane e rilassanti. E comunque sono stanco morto, non ce la faccio più oggi, che giornata. Sono due ristoranti, c'è un self-service qua al piano dove c'è la piscina a onde, diciamo, con di tutto, e giù c'è proprio un ristorante alla carta. Ma qua adesso che sta scendendo la sera, dei colori fantastici. E là, non ho fatto la chiusura del video ieri sera perché la stanchezza ha raggiunto un livello mai
visto prima, manco dopo 2 settimane a Walt Disney World, perché ieri tra il parco avventura e la bellissima serata, pomeriggio serata al parco acquatico, mi ha letteralmente distrutto. Qua al Monte Tamaro Splash and Spa si passa veramente una bellissima giornata, anche di più, quindi non solo, quindi ho organizzato un weekend. Come al solito noi ci vediamo alle 18 ogni domenica. Ciao, mettete like ovviamente, iscrivete, solite cose.